Λεσόν και κάπου φελάτε μετά. Λεσόν και κάπου φελάτε μετά. Per quel tempo l'Italia ha perso anche la Percani. Costretto a stendere Cornelis. E oltre che ha l'opportunità di andare al raddoppio. Guardate qui, l'Italia che va a contrattare. Purtroppo in maniera troppo esasperata questa decisione l'Italia. Al primo posto si sa che gli avversari vanno giù. Sta più scherzo ci prova a un forte inchiello. Tutto pronto, schierato sulla linea dei tassi, parte il destro. Dato che era andato in vantaggio quanto contava. Aveva una partita in turno, si è fatto pareggiare un minuto dopo. Ha un forte inchiello. E ora al 28esimo. Gli Utre è andato in vantaggio. Proprio con questo calcio di rigore realizzato dal giovane attaccante olandese Ricky van Postinger. Schierato per gli epitati Cavani e Lavezzi, parte Gargano verso Zuniga, provaci, provaci, stiletto! E Form che spasticcia, poi Lavezzi non riesce nella deviazione. Peccato il sinistro e con questo portiere secondo me bisogna tirare un po' di più, un po' più spesso, guardate qui. Però un pasticcio da parte di Form, poi alla fine la Messi non trova la coordinazione giusta per rimettere il pallone alla porta. Da fondo campo, si prepara Form, rilancio profondo. Dezu, poi Mertens, cercare il Termusch, difesa a un po' Sfinger, dando data la campagna. Silver Power, recupera la palla a Cavani, avanti, giriamoci andiamo, forza Cavani, forza Cavani. Anzi, è l'altro Zuniga. Riceve adesso, si stringe contro Nesu, lo supera Zuniga, poi serve Anzi, più velocità, ancora Anzi, precisa la carica, protegge il pallone Marechiano, aspetta qualche istante, prova la torsione, poi si ferma, scarica per Grama, Napoli che non deve farsi rubar palla adesso, Cribani, con calma per Grama, attaccato la Mertens, verticale per Zuniga, poi Nesu, riporta a cercare Mertens, Dieter Bauer, l'arco a cercare l'inserimento di Duplan, ma chiude Campagnano su di lui, qua Duplan, di flanca, attenzione del fallo a Campagnano e la munizione, cartellino giallo per Hugo Boss, Campagnano che un po' recrimina, ma direi che tutto sommato è inciampato sull'avversario, quindi ammonizione per Hugo Boss Campagnaro al minuto 34 di questo primo tempo con il punteggio di 2-1 fuori dello 3. Vediamo il calcio piazzato sulla palla il solito Mertens, tutto il Napoli nella propria area di rigore, prende la rincorsa, aspetta qualche istante il 23enne Mertens, adesso no. Ma è drammatico, ma è drammatico se c'è un altro gol. Solo lui è la porta, secondo me. Solo lui è la porta. Bravo, bravo, bravo. Sotto la neve il Napoli si sta scendendo, mamma mia. Guardate qui, è Cribani che resta ancora impalato, guardate lui. Cribani che lo lascia colpire a porta sicura. Mamma mia, mamma mia. Che massacro che si rimena dalla partita. 3-1, clamoroso. 3-1 quando il Napoli era andato in vantaggio al quarto minuto e sembrava poter essere proprietario del match. Ma sì. 3-1 per Lutre. Stavolta il gol è di Temosh. Speriamo in una reazione, altrimenti qui si fa cornuti e macchiato. Perfetto anche la sconfitta. Attenzione, calcia con il destro, mamma mia che rischi là dietro, meno male che Cavani libera, sbaglia l'appoggio, recupera Lenzi, poi la palla scivola direttamente tra le braccia di Esa, la spedisce a cercare la vita, su di lui il Cornelis, molto bravo nel pressing alto, gli avversari del Napoli, ancora il Pocio, avanti a Fiugli, avanti così,
non perdiamo la faccia in questa notte gelida. Ancora carcato. Ietta, anzi campagnare. Tu per tu con la Terzano, lo supera di Francio, ancora campagnaro, poi messo giù, e Cornelisse, tutto la volante all'anima, si protegge con vitale, traversone, in aria, neanche come può. Non possiamo perdere contro questo, non possiamo perdere contro questa squadra così modesta. Calcio a ripulciare intanto per il fallo di Gargano su De Luce. Codato adesso l'autore del 3-1 per l'Utre, del contratto, Gargano lo blocca. E c'è il fallo, chiamato dall'arbitro, il titolante Gonzalez. Shoot. Su di lui, Lavez. Cornelisse, attaccato da Hamsik, poi Vitale, d'anticipo, su Duclan, che poi lo supera. Si ferma, dentro passaggio per Silverbauer. Si fa vedere Lenski. Ancora verso Pautens. Silverbauer, fermato per la rietta. Ah, un 3 contro 3. Andiamo a colpire. Call it